Ciao amiche e amici dalla vostra gatta Luna, sono senza parrucchetta per la gioia di chi mi ama così natura. Tra l'altro ho messo su una specie di gel che li tiene in ordine, se no i quattro pelucchetti volano dappertutto. Trucco leggerissimo. Tra l'altro vi segnalo questo meraviglioso eyeliner di Make Up For Ever. Nerissimo, nerissimo, fantastico, non so se si può vedere, ma l'ho messo su e anche su una palpebra bella matura come una pera cotta fa la sua porca figura. Vi segnalo anche le labbruzze che abbiamo realizzato con una matita di labbra di House Labs. Questa qua si chiama Drag, ed è un rosa delicato, bellissimo, e per il contorno labbra. E dentro abbiamo messo Joy Joy di Clio, Juicy Love, bellissimo, un pochino lucidino ma rosato, e dura anche abbastanza. Oggi sono qui per farvi vedere un veramente mini haul che ho fatto ieri da Sephora. Sono andata a fare le sopracciglia, non so se avete visto su Instagram che siamo andati con la parrucca, io con quella blu e con quella lilla, ci siamo veramente divertite tanto. Abbiamo fatto un piccolo scherzo ai ragazzi del Bro Bar. E che cosa abbiamo preso? Allora, di Benefit ho... ci hanno riempito di omaggi, ma perché questo? Perché il costo abbastanza, diciamo, non irrisorio del servizio Bro Bar per due persone fa lievitare i prezzi, e poi basta che vi comprate altre due cosine e quindi poi alla cassa vi riempiono di omaggi graditissimi, non erano tenuti il resto a darmeli. Allora, io ho preso, perché stavano finendo, due prodotti di Benefit che adoro. L'Uba Brow per stimolare la crescita delle sopracciglia e Hoop Lash per stimolare la crescita delle ciglia. Questo si usa come quasi tutti i sieri ciglia, basta soltanto alla sera, fate una riga come fosse eyeliner. Una ha quella per le ciglia, la distinguete perché ha la confezione rosa, è fatto così, e come mi hanno spiegato bisogna far così, dovrebbe andare a fuoco, e questo qui si mette appunto all'attaccatura delle ciglia tutte le sere. Non è necessario memorizzare il nome, che è un po' strano, e appunto è Hoop Lash, però se voi chiedete da Sephora il siero ciglia di Benefit ve lo danno, così se chiedete il siero sopracciglia vi danno Uba Brow. Il packaging è identico all'altro, solo che questo è bianco, quello è rosa per le scente, questo è bianco per le scente. Stesso discorso, solo che questo ovviamente si metterà sulle sopracciglia, prima per il verso del pelo, poi il contrario, insomma massaggiate un po' e poi si asciuga. Se volete poi fare una cosa fatta bene, io ce l'ho, non è ancora finito, quindi non l'ho ricomprato, un olietto, un boccettino minuscolo con un erogatore a pipetta e un olietto per le sopracciglia, anche questo basta che chiedete olio per sopracciglia di Benefit. Quando si asciuga il prodotto per le sopracciglia, quando fate la skincare la sera, mettete un goccino, io faccio due goccine, sui due polpastrelli, li tac tac tac, li tappo un po' l'uno con l'altro e poi spalmo, e ve le rende ancora più lucide e ve le scurisce, ma in maniera naturale, non tinge. Quindi questo è quello che io ho preso in realtà. Ho preso questo perché Elena non ha preso nulla, non aveva bisogno di nulla. Poi in più ho preso anche un prodotto del tutto innovativo, nuovissimo di Sephora, di cui io non sapevo neanche l'esistenza, che era la palette a tre colori, proprio della linea Sephora, e questo è pensato proprio per l'estate. Vedete i colori un po' come se fosse una tenda da sole, e infatti si chiama Lumière Dorée,
luci dorate, butter under the sun, no, scusate, glitter under the sun, quindi per brillare sotto il sole. C'è questa mini palette che è un amore, prezzo interessante. Allora, qui lucidissimo e doratissimo. Sono colori stracaldi, quindi si astenga chi usa solo e soltanto colori freddi. Qui abbiamo uno specchietto e poi abbiamo tre cialde. Una è matte, una poi si fa così, scusate, si richiude, si apre il secondo piano e questo è metallizzato, molto bello, una specie di bronzo stupendo. Chiudete e adesso arriva la bomba. Il glitter qui, solo, questo non è uno specchio, c'è solo sul primo piano, è un glitter pazzesco. Ieri mi hanno rifinito il trucco che avevo con questa palettina, me ne sono innamorata e quindi l'ho accattata. Dopo nell'info box vi metto quanto costa, comunque potete trovare il dato molto facilmente sul sito di Sephora e lo trovate in tutte le Sephora italiane, anche online sicuramente. Eccolo qua. Carino, poi ha questa specie di finestrella da cui vedete, non so, forse c'è anche in altri colori, non ve lo so dire, io ho preso questa. Quindi ho preso, acquistato tre prodotti e due servizi Bro Bar, però va detto, e mi hanno riempita di omaggi. Allora, dunque, due mini mascara e due, come si dice, Gimme Brow. Colore diciamo castano dorato, li ho dati alla figlia. Poi mi hanno omaggiato anche di due campioncini di Gimme Brow e nel colore neutral light brown. Non lo so se andrà bene per questi qui, anche questi qui erano più per la figlia, andavano bene, però che non ce li hanno gli omaggi in grey perché è uno dei colori naturalmente meno utilizzati, come anche il nero scuro. Poi mi hanno dato un sacco di altri campioncini così con allegato il cartoncino pubblicitario. Questo è il The Professional Wow Polish e questa è una polvere esfoliante che pulisce i pori in due. Io non l'ho mai usata, non la uso perché ho i pori anzi poco visibili, però la tengo lì poi per qualche pensierino per voi. Questo invece l'ho usato ed è veramente, ops, scusate, buonissimo, il Clear Pore, cioè questo invece è per il lavaggio del viso, ha questo packaging così viola, e questi sono due campioncini, ci fate 2 giorni, un giorno con questo e un giorno con questo. Questo davvero pulisce in profondità. Uno mi è caduto, adesso vado a vedere che cos'era. E poi di Shiseido il fondotinta, quello curativo e molto molto glow. Mamma mia, mi sta cascando tutto, adesso vado a recuperare. E ho capito cos'era, era quello che era contenuto qua dentro. E sono dei campioncini di media coprenza, contiene questo fondotinta di Shiseido, è curativo perché contiene il kefir plus, cioè i fermenti, come i fermenti lattici. Kefir credo che sia anche, non è un tipo di integratore alimentare, mi pare di sì. Quindi promette in una settimana il viso più luminoso, idratato e con le rughe sottili diminuite. Qui vi fanno vedere 4 colori: lino, bambù, quindi c'è uno chiarissimo, uno medio, uno scuro e uno scurissimo. Per me credo che vada bene questo. Comunque, come vedete, in realtà poi ci sono, guardate quante shade ci sono, veramente numerosissime. Quelle più vendute ve le omaggiano in 4 campioncini.
E cosa volevo dire? Evitare il contatto con gli occhi, ovviamente, diretto. E per ogni colore, qui vi metto l'ingredientistica perché può cambiare, appunto, quindi è un fondotinta che ha anche funzione di primer, quindi è curativo. Mi sembra che sia, almeno io ci vedo come se ci fossero due componenti poi da miscelare scuotendo, può essere, e questo idem, quindi di ogni campioncino me l'hanno dato doppio. E un attimo che recupero quello che mi è cascato e che sono sostanzialmente, wow, ce la posso fare, carino questo da per se vi truccate con un'amica oppure da regalare ad un'amica, un amico che fa il truccatore, la truccatrice, perché sono appunto i quattro colori che vi omaggiano e anche questo me l'hanno dato doppio. Ok, anche questo è doppio, nei quattro colori. No, vabbè, perché qui è per dritto e qui è per storto, comunque insomma, sono questi qua, quattro colori. Il chiarissimo, il medio ma chiaro, questo scuro è scurissimo. Ok, poi un altro omaggino molto carino è di Olaplex, il numero 3, che ripara e appunto è fatto per, credo, anche le doppie punte. Problema che io non ho ovviamente, e si usa prima dello shampoo, credo, sì, prima dello shampoo, e non è, attenzione, non è un dopo shampoo, è un riparatore, quindi si usa una volta a settimana o due o tre volte a settimana sui capelli umidi. Diciamo asciugati un pochino con l'asciugamano, applicare una quantità generosa sul cuoio capelluto fino alle punte e ok, perfetto, e poi lasciare riposare per almeno 10 minuti o forse anche di più e come desiderate, per un risultato ottimale sciacquare i capelli applicando uno shampoo Olaplex numero 4. Poi un dopo shampoo Olaplex numero 5. Quindi fa parte un po' della gamma Olaplex che è di grande successo. Questi sono 20 millilitri di Olaplex numero 3. Quindi appunto poi ci hanno dato due campioncini, ma che in realtà sono del travel size di mascara, quello Bagdal Bang lì che è ottimo, due. E poi due campioncini di cera per le ciglia, tutta quella roba lì l'ho data alla figlia. Ok, quindi questi qui sono, come vedete, tutti campioncini più i quattro campioncini che ho dato a mia figlia, quindi sono stati generosi, ma naturalmente il costo che sostengo non è poca cosa. Allora, questi invece li ho acquistati. Eccoli qua. Spero che questo breve video vi abbia così un po' sollazzato per qualche minuto, un po' stupidino. E oggi pomeriggio facciamo i bagagli perché tra una decina di giorni si parte. Per una meta non particolare, sto guardando tutto il video dalla parte sbagliata e me ne scuso come al solito perché è irresistibile guardare nello schermino per vedere se sono posizionata bene, se comunque pazienza, è andata così, starò più attenta un'altra volta, fate quello che vi fa stare bene, quindi un piccolo viaggio di una settimanina, non dico di più, una volta una tizia mi ha scritto, ma insomma, voi che siete su YouTube, su Instagram, fate tutte le misteriose, ma non ce ne frega niente della meta dei vostri viaggi. Il che è assolutamente legittimo, ci mancherebbe. Di solito non lo si dice un po' per scaramanzia, perché poi si sa che può sempre succedere qualcosa per cui non si parte più. A me è successo, a voi è successo? Ecco, vi farò un video su tutte le volte che non sono riuscita a partire. Ok, un bacione, alla prossima.